Benvenuti al mio nuovo video in cui vi mostrerò il mio decimo tatuaggio, quindi vi spiegherò un po' che significa e vi parlerò un po' anche di dove sono stata ultimamente e i progetti per le vacanze estive. E quindi niente, mi vedete vestita così, acconciata così, perché mi piaceva troppo e visto che ho fatto delle foto per Instagram sono rimasta così. Praticamente ho fatto il decimo tatuaggio e l'ho fatto a inizio mese con uno scopo ben preciso, ovvero celebrare la fine degli studi universitari. Sì, lo so, mi sto assillando con questa fine degli studi universitari, ma per me sapete che è importantissimo e quindi l'ho voluto proprio celebrare come si deve. E cosa c'è di meglio di un tatuaggio? Allora, questa volta non l'ho disegnato io, però l'ho pensato, l'ho progettato e ovviamente poi ho lasciato tutto in mano al tatuatore. Adesso ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego. Allora, il tatuaggio è questo. Come vedete, ho voluto fare un mandala. E io non avevo ancora mandala, però ho sempre guardato con molta ammirazione da un punto di vista proprio artistico questo tipo di tatuaggio, perché lo trovo veramente molto bello e ci ho voluto aggiungere dei fiori di ciliegio. Quindi questo è visto da praticamente davanti, quindi davanti si vede un bel po'. Ho voluto proprio che ci fosse questo gioco di petali, che si vedano sia davanti che anche un po' da dietro, e quindi niente, questo è praticamente il tatuaggio e praticamente il significato è abbastanza, diciamo, semplice, nel senso che ho voluto fare questo mandala perché è comunque un disegno molto complicato e intricato, no? Quindi rappresenta perfettamente tutte le difficoltà che io ho affrontato nel portare a termine l'università, mentre i fiori rappresentano la rinascita. Allora, io non amo particolarmente fiori, piante e tutto ciò che insomma è vegetale, ma semplicemente perché non le so curare, per cui mi ritrovo sempre queste cose mezzo morte che mi circondano e quindi non mi piacciono i fiori e le piante. E infatti non ho tatuaggi di fiori e piante, però volevo qualcosa che simboleggiasse appunto una rinascita, che è una rinascita più che altro mentale, psicologica, perché non ho più questo peso opprimente dei doveri universitari, no? Quindi posso andare anche in vacanza, libera da libri, da pensieri, dal pensiero di dover preparare l'esame per settembre, insomma, è una rinascita. E ho pensato a dei fiori, però visto il mio odio, no, per i fiori, non riuscivo a decidermi quale fiore fare. Poi però ho pensato che io mi sono laureata ad aprile e aprile è praticamente il mese del sakura giapponese, no? E comunque i fiori di ciliegio compaiono spesso anche nei miei disegni, mi piacciono, mi piace l'atmosfera che creano. E quindi ho pensato ai fiori di ciliegio proprio perché mi sono laureata anche in quel periodo. E comunque il rosa è un colore che anche nei miei tatuaggi compare spesso. E quindi ok. Devo dire che per quanto riguarda il dolore, allora, il mandala me l'ho fatto veramente in pochissimo tempo ed è super super preciso. Ma su questo non avevo dubbi perché so come lavora il tatuatore che scelgo. E ma per fare questi fiori ho veramente patito tanto perché sono praticamente tre colori sfumati e quindi se conoscete la tecnica dei tatuaggi saprete che per fare le sfumature si soffre perché si lavora con tanti aghi contemporaneamente e quindi veramente sì, per fare questi fiori ho sofferto e per fare il tutto ci ho messo più o meno un po' più di 2 ore, quasi forse 2 ore e mezzo, però il risultato è veramente bellissimo. Poi tra l'altro per la cura del tatuaggio non ho usato il bepantenol perché io in realtà ho sempre abbastanza detestato il bepantenol,
a partire già dalla lista degli ingredienti, perché se voi leggete gli ingredienti del Bepanthenol vi renderete conto che è praticamente plastica liquida, quindi voi vi applicate addosso plastica liquida e comunque è veramente fastidiosa questa sensazione di unto costante che è appunto il Bepanthenol, che vi appiccica anche i vestiti. Al che mi sono fatta dare invece un'apposita crema dal tatuatore e devo dire che quella è decisamente migliore perché si assorbe subito, quindi non lascia questo senso di unto, fa bene il suo lavoro e devo dire che io tempo una settimana non ho più visto pellicine o comunque crosticine, e le crosticine vere e proprie ce le ho avute tipo 2 giorni, ma poi è guarito tutto, quindi ottimo. E praticamente io ho fatto il tatuaggio di giovedì, poi di sabato sono però già partita perché ho passato una settimana, e ovviamente su Instagram già avrete visto tutto, ho passato una settimana al lago di Garda e mi mancava tantissimo la mia vacanza annuale al lago di Garda. Io ci vado praticamente tutti gli anni ormai, da un po', e ovviamente l'anno scorso non c'era andata, quindi erano praticamente 2 anni che non andavo. Ok, l'anno scorso sì, ho fatto le mie ferie estive in Calabria, però la vacanza in montagna nel periodo appunto che precede comunque l'estate, tranne vabbè quest'anno che ho un po', diciamo, aspettato un po' di più del solito, perché altrimenti vado sempre maggio comunque fino a aprile, inizi maggio, quando è più fresco, mi mancava tantissimo. Io adoro quei posti, adoro quel verde, adoro l'aria, adoro tutto, perché io quando vado su al lago di Garda non vado, diciamo, nei vari paesi, ma mi piace tanto stare sempre all'aria aperta, quindi fare molte escursioni a piedi e in bici. E quest'anno sono riuscita anche a portare la mia mitica nuova bicicletta, sicché sono veramente super super contenta ed è stato molto più piacevole girare con la propria bicicletta. Allora, maggior parte del tempo l'ho passato a Riva del Garda, dove lì ovviamente mi piace stare lì la sera, quindi dopo cena o comunque da cena in poi, perché appunto mi sposto in bici, quindi mi piace e comunque c'è tanta vita. Quest'anno poi era veramente pienissimo anche l'albergo dove stavo, che comunque è un albergo grande a 4 stelle, una bella struttura, era completamente piena ovviamente di tedeschi o comunque gente del nord e niente, è stato veramente molto molto piacevole. Mi sono fatta 2 giri in bici, ovviamente ho fatto la Ponale perché quella è d'obbligo se si va sul lago di Garda, e soprattutto a Riva non si può non fare la Ponale in bici fino ad arrivare su a un lago che mi sembra essere il lago di Teno, se non sbaglio, pranzo lì e poi torno. Mentre un'altra volta, un altro giorno, ho fatto sempre la Ponale, ma anziché, diciamo, svoltare per andare a questo lago, ho svoltato dalla parte opposta e praticamente mi sono fatta un percorso di 1 ora solo di salita. Quindi devo dire, bel allenamento, perché 1 ora filata di salita in bici, insomma, si sente. E un altro giorno invece sono andata a vedere come fosse la pista ciclabile che hanno fatto a Limone sul Garda, che praticamente è a picco sul lago, e è stato carino più che, diciamo, la pista in sé, arrivarci, perché bisogna fare comunque una serie di salite, perché vedete, io non c'ero mai stata a Limone sul Garda, ma è tutto un insieme di viuzze nel paese, in salita, in discesa, insomma è piacevole anche da fare appunto a piedi, allenante. E però Limone sul Garda mi ha dato l'impressione di essere più un posto da riposo, dove stai lì tranquillo, non mi è sembrato tanto vivo quanto Riva del Garda. E poi 2 giorni e 3 notti le ho passate invece praticamente vicino alle Terme di Comano, proprio il paese delle Terme di Comano,
Perché praticamente avevo un buono di quelli che devi pagare, diciamo, la cena e la colazione in albergo, poi però non paghi altro. E ho trovato una struttura veramente, devo dire, bella, un albergo grande, sempre anche quello a 4 stelle, moderno, perché a me piacciono le cose moderne, e si mangiava bene perché si mangiava molto leggero, non saporito, come piace a me. E anche lì ho fatto due percorsi, uno in bici e uno a piedi. Quello a piedi si chiamava il percorso dell'acqua e praticamente era anche bello, no? Perché si passava in mezzo ai boschi e c'era anche molta ombra, che non guasta. E sono arrivata praticamente anche, ho fatto vedere appunto anche dei mini video su Instagram, in un canyon che è stato praticamente scavato nel corso di credo millenni dal fiume, ed era veramente molto suggestivo perché era altissimo, si passava anche su questo ponte sospeso su questo canyon altissimo e molto suggestivo. E mentre il percorso in bici si chiamava il percorso la camminata della storia, insomma una cosa del genere. E praticamente ho scoperto che a Fiavé, che è un posto appunto lì intorno, mi detto così così mi si vede il tatuaggio, no, di qua, bello, a Fiavé ci sono delle palafitte, comunque hanno rinvenuto delle appunto palafitte, comunque dei resti preistorici, e stanno praticamente costruendo il villaggio preistorico, lo stanno appunto ricostruendo. Mentre poi sono andata anche un giorno al castello di, oddio, il paese non me lo ricordo, e era carino. È un castello che sta lì praticamente dal 1200 e che ovviamente ora è il risultato di tutti coloro che lo hanno abitato nel corso del tempo, e ognuno ha poi aggiunto parti, no? E all'interno c'è anche, oltre appunto alla classica mobilia, insomma, del castello, c'è anche una sezione dedicata proprio a questi ritrovamenti, a queste ricerche storiche, preistoriche, molto interessante. E c'è anche la ricostruzione di una fossa dove hanno trovato degli scheletri, insomma, molto interessante. E niente, ho passato questa settimana lassù e già mi manca praticamente, non vedo l'ora di tornarci. Però nel frattempo ho già anche prenotato le ferie estive, che però arriveranno solamente ad agosto, quindi luglio lo passo al lavoro. E anche quest'anno comunque, in estate andrò al mare e andrò in Calabria un paio di settimane, ma insomma io non è che brami il mare, mi annoio essenzialmente al mare, anche se appunto comunque seguo quotidianamente e costantemente anche i miei allenamenti, non mi fermo neanche al mare, comunque il tempo un po' mi passa, guardo qualche film, leggo, insomma le cose da fare ce le ho, però le giornate le trovo tutte troppo uguali, mentre appunto in montagna vario molto. E anche se può sembrare che i paesaggi siano sempre gli stessi anche in montagna, in realtà facendo comunque percorsi ogni volta diversi da quelli fatti gli anni precedenti, qualcosa di nuovo c'è sempre, il mare è il mare. Comunque, detto ciò, niente, io vi saluto, grazie per aver guardato questo video e ditemi se vi piace il tatuaggio, perché io lo adoro, lo trovo veramente molto femminile, nonostante lo abbia fatto in un punto che essenzialmente è un po' forse una zona più maschile per fare tatuaggi, bellissimo e femminile. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché vi appunto posto praticamente tutti i giorni, quasi, e di iscrivervi al mio canale. E niente, aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!